Ci sono delle scuole in cui ci sono i bambini, le bambine e le stelline. Chi sono queste stelline? Le stelline sono quei bambini che non sanno ancora se sono maschi o femmine. Mamma mia, non è che ci vuole un corso di psicopedagogia, eh? Bene, se qualcuno non ti educa subito, fin da subito, a parlare la lingua che il Signore ti ha dato del tuo corpo, non so se ti farà felice più avanti. L'appello contro quella che il parroco di Maerne, Don Paolo Magoga, chiama la teoria del gender arriva dal pulpito della messa domenicale, ma anche dalle righe del foglio parrocchiale diffuso tra i fedeli. L'invito è a raccogliere firme contro il DDL Buona Scuola, che a detta di alcuni critici aprirebbe le porte a questi temi nelle scuole di tutta Italia. Molti genitori sono contrari, afferma il sacerdote, ma le leve per far pressione su questo sono quelle della legge. Alcuni concetti sono nati per ragioni giuste, ma hanno finito per generare una pericolosa confusione. Per questo vi chiedo di firmare in molti entro il 26 settembre. Nasce per evitare le discriminazioni. E questo per sé è anche un principio buono, ma si è insinuata un'altra visione, cioè quella che alla fine ognuno è quello che vuole essere. Questo non è proprio vero, perché ci sono dei dati di partenza, chiamiamoli di natura, che il buon Dio ci ha dato, ai quali noi dobbiamo sostanzialmente obbedire. E parlo del fatto di nascere o maschi o femmine.